civiltà che utilizzava esclusivamente la pietra per i manufatti. E queste sono le prime tracce che abbiamo di un insediamento abitato. Vediamo tutti, buongiorno. Parliamo prima delle caratteristiche di questa porta. Innanzitutto era sopraelevata dal piano stradale, qui adesso il piano stradale è più alto di quello che era in origine. Era in genere sopraelevata di circa 80 cm dal piano stradale, era molto stretta come potete vedere e aveva di solito dietro diciamo una rampa di scale molto ripida. La persona armata con i suoi armamenti ingombranti di quell'epoca di penetrare nell'edificio era facile spingere quindi per gli abitanti la cappa erano legge, non si vedeva che però lo stemma del rotaio era quello che stava in muro insieme con le firme di testimoni. Oh, la ripresa? Sì, sta riprende. Va bene? Beh, ho detto, dico, può darsi che lui abbia lavorato più di tutti, non lo so, adesso lo vedremo. È intarrabbiano, eh. La seconda A si comporta in maniera... No, direi... Balla lui! Normale. Com'è il suo comportamento? Com'è? Che ne so, carente, eh? Sì, molto. Benissimo. Ora Cecchini. Cecchini fugge dalle telecamere, come potete osservare. Ora andiamo nel gruppo, vediamo, delle femmine, a parte un esempio. Daniele, cosa ne pensa di questo bel prato che abbiamo sotto i piedi? Lei che è proprio un bel bravo agricoltore. Questo prato è molto bello. C'è la gramegna? Che ne so, ma guarda, c'è l'orizzonte. Non c'è, no. Non c'è, benissimo. Ora andiamo a intervistare Rossi Claudio. Rossi Claudio. La sigla, con lui. Bene, siete d'accordo? Sì, sì. Uh-huh. Adesso vedete, si aiuta con l'acqua per aumentare la plasticità dell'argilla e facendo pressione con le dita, diciamo, plasma d'argilla, che le misure approssimative per lui sono indispensabili, ecco. Vedete? Vedete come si allunga il collo? Una brocca. Questo è uno strumento antichissimo, autonomo, lo conoscete, fin dall'antichità è stato usato. Adesso noi usiamo questo elettrico che facilita. La conoscete la fila indiana? No, fila indiana. Vedete come circolare ha dei rilievi a qualche cosa che altrimenti non potrebbe essere ottenuto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo questa argilla che si chiama barbotina, la facciamo. Guardate qua là, guarda. Senta,
faccio così. Eh? Oh,